E col via di Nando e Sergio, per Cuore Giallo Blu, possiamo intervistare Kenneth Viglianisi al termine di una partita bellissima, possiamo dirlo. Torino fa un punteggio altissimo, supera i 100 punti, non succedeva da un po', ma soprattutto Torino torna a prendere una buona abitudine e vince, e Viglianisi torna a prendere la buona abitudine di giocare. Sì, è stata una partita difficile, loro è la prima sconfitta che fanno. Noi veramente abbiamo fatto molti parziali, loro comunque sono tornati sotto, non hanno mai mollato, una squadra compatta, Brescia veramente mi ha fatto un'impressione buonissima. Fortuna noi l'abbiamo portata a casa, grazie al gruppo come sempre. Oggi rotazioni ampie, quindi la parola gruppo ancora una volta è usata proprio a ragion veduta. Una partita a punteggio alto, ma paradossalmente si è anche difeso con intensità. È possibile secondo te queste due cose nella stessa frase? Ma oggi è stata una partita di alto livello, cioè, noi abbiamo forse un po' concesso troppo, giustamente, cioè, il nostro obiettivo ovviamente è sempre far fare un punto in meno a loro. È stata una partita difficile, abbiamo difeso forte, certamente vogliamo fare meglio, però passo dopo passo, cioè, il campionato è lungo, noi step dopo step vogliamo fare meglio anche in difesa. L'importante comunque alla fine è aver portato a casa il risultato, comunque per noi è fondamentale. Fondamentale vincerle tutte, lo sappiamo, c'è questa croce. Oggi Viglianisi ha dovuto marcare uno abbastanza semplice, ne aveva solo messe 27 la partita scorsa nella vittoria di Casale, Fernandez, l'hai marcato benissimo, non vedeva l'ora che cambiasse marcatura il coach. Fernandez è un giocatore difficile, poi molto intelligente, cioè, ho fatto del mio meglio, come se, cioè, io se, provo sempre a fare del mio meglio e niente, continuiamo così, l'importante alla fine è vincere. Ci fa piacere innanzitutto vederti in campo e poter essere utilizzato a pieno regime da Coach Bechi. Parliamo un po' di Ferentino perché qua ogni 3 giorni si gioca, durerà un po' questo Tour de Force. Si va a Ferentino, una trasferta difficile non solo per la distanza, non solo perché c'è Omar Thomas, ma anche perché probabilmente i risultati che non hanno ancora ottenuto secondo le aspettative possono farci trovare probabilmente un ambiente molto motivato. Assolutamente, Ferentino non solo sulla carta, è una squadra di altissimo livello in questo campionato. Parte Omar Thomas, secondo me è un gruppo un po' prosegue sulla linea dell'anno passato con Pjeric, che comunque è un giocatore tatticamente importantissimo per loro, apre il campo, in generale loro sono una buonissima squadra. Noi andremo lì ovviamente per fare il nostro meglio e ovviamente cercare di portare a casa il risultato. Non sarà facile, però ovviamente noi da adesso già pensiamo a Ferentino. La partita ormai non possiamo, giocando ogni 3 giorni, non possiamo più pensare a Brescia. Quindi Brescia ce ne occuperemo al ritorno. Ho visto gli ultimi minuti e secondi che si è giocato, forse dimmi tu se è la mia impressione, anche per la differenza canestri, perché un time out chiesto a 40 secondi dalla fine, questo vincere di 5, di 8, di 4 cambiava la sostanza. Assolutamente, girone di andata, la differenza che vincere di 20, vincere di 21 può cambiare un piazzamento nella griglia playoff, che non è cosa da poco. Avere una partita in più in casa ai playoff è fondamentale. Comunque avere il vantaggio di avere punti di riferimento, cioè noi comunque giochiamo sempre per vincere di 7, di 8, di 9, di fare sempre un punto in più, giustamente. Quindi chiudiamo da Torino, Torino vince, questa è una bella notizia, ricordiamo anche che Mancinelli si è operato, l'operazione è andata bene, hai qualche notizia così, una whatsappata così dal mancio? Ma la notizia è che l'operazione è andata bene, adesso comincerà da subito a far terapia. Speriamo di averlo in campo presto, perché è un giocatore fortissimo e importantissimo per la nostra squadra. Per Cuore Giallo-Blu ci vediamo alla prossima intervista, io e te ci vediamo a Ferentino. Sì, in bocca al lupo a noi, In Gabri. bocca al lupo a noi, allora. Vinceremo, Vinceremo. vinceremo insieme. Crefil. Ciao Kenny, Ciao. grazie. Ciao. Ciao, buona serata.